E fra millenni Federico II sarà ancora anticipatore. Lui rimane ancora avanti, noi siamo ancora lì dietro a correre per raggiungerlo. Quel Federico non era normanno, era svevo. Però già lui aveva capito come introdurre l'arabo normanno. Si capirà perché sei lo stupore del mondo, lo splendore del Medioevo, l'anticipatore, il visionario, il realizzatore, il costruttore, il pontefice, lo scomunicato. L'uomo che verrà. Il mondo di Federico II raccontato attraverso la tua voce è stato emozionante? Beh, sempre un personaggio che ho amato, che appartiene alla nostra storia, soprattutto del Sud Italia, perché pur essendo tedesco, operatore, è stato un fanciullo della Puglia. Apulie è un fanciullo del Sud, soprattutto Federico II, un grande uomo, educato in Puglia, in Sicilia, e ha governato con una saggezza e anche con una capacità filosofica, poetica. Penso, senza togliere nulla ai nostri politici contemporanei, e un uomo soprattutto al di là dell'imperatore che ha pensato a far vivere assieme le tre religioni, musulmana, ebraica e cristiana. Ahimè, è stato naturalmente ostacolato dalla Chiesa. E già questo fu un intuito unico, raro, cioè lottò per quello e partì per una crociata, invece di portare la guerra ai musulmani, andò a incontrare il sultano di Gerusalemme e gli propose un patto di amicizia, di non aggressione e di possibile convivenza fra musulmani e cristiani. Pensate che grande uomo è stato questo Federico II, per cui l'ho vissuto con amore, con affetto e anche riflettendo a quello che è la realtà contemporanea di oggi, dove appunto non ci si riesce a queste grandi religioni, queste grandi che governano in qualche modo tutto il Mediterraneo, tutta la nostra storia, non riescono più a dialogare. Ti fa riflettere, no? Quello che Federico II voleva costruire in una nuova Europa, perché già lui aveva in mente un'Europa che in qualche modo si contrapponesse, ma non contrapponesse con la parola sbagliata, dialogasse con il Medio Oriente. Sei all'Ischia Film Festival anche per ricevere il premio alla carriera. Anche se più volte hai detto un attore non si vede dai premi, sei felice di questo riconoscimento? Beh, poi alla fine, sai, accetti per tanti motivi, non è solo soltanto accettare un premio alla carriera, è accettare soprattutto, bisogna essere gentili nella vita. Se uno gentile ti offre una sua, come dire, ti omaggia con un premio, ti omaggia soprattutto naturalmente premiare, diciamo, la parola premiare che non mi piace, per come hai fatto il tuo lavoro, non si può dire no. E di massimo mi piacerebbe, come dire, non essere premiato, soprattutto alla carriera, perché dici, beh, come la carriera, pensi di avere una carriera futura molto, ancora abbastanza. E, però, diciamo, mi premia quello che ho fatto ed è anche è un premio che mi incoraggia ad andare avanti ancora. E a proposito di carriera futura, se possiamo saperlo, Michele, stai lavorando a qualcosa? C'è qualcosa che bolle in pentola? C'ho qualche partecipazione a dei film adesso per l'anno prossimo con Tony D'Angelo, che mi è piaciuto il progetto di Tony su Calibro 9. È un film che ho amato tantissimo, non l'ha amato solo Tarantino, tutti quanti abbiamo amato Calibro 9 e io interpreto il personaggio di Mario Adolf. E poi con Aldo Giovanni e Giacomo partecipo alla loro commedia, però il progetto più importante è Caravaggio, che partiremo a fine anno, come regista, naturalmente.